so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trentino Vertical è un'idea che nasce a questo atleta. Tu sei? Io sono Andrea Daprai, sono di Cles e ho corso per 15 anni con gli sci da discesa, sci alpino. Sono arrivato a livelli abbastanza alti a livello nazionale, dopodiché ho deciso di darmi un po' alle fatiche. Ho chiuso un po' con lo sport di forza e ho iniziato con la resistenza. Allora adesso ci sediamo e raccontiamo nei minimi dettagli quello che è successo. 7 ore e 50 minuti, 4 discipline sportive più una aggiunta, dicevamo collegare il punto più basso del Trentino per arrivare al top, alla cima del Trentino. Si è trattata di una vera e propria performance sportiva, un record. Sì, io più che un record la chiamo una mia sfida personale che studiavo già da 2 anni. Siamo partiti da Riva del Garda a mezzanotte, che è il punto più basso. Sì, 65 metri. E a mezzanotte appunto per arrivare in parete la mattina presto. Sappiamo che su una parete nord non si può arrivare dopo le 7, le 8 di mattina perché è pericolosissimo. Ci sono scariche di sassi e di ghiaccio. Quindi. Allora, 128 km fino a Vermiglio per un dislivello che praticamente è quasi attorno ai 1200 metri. Sì, appunto sono arrivato a Vermiglio con un anticipo di circa mezz'ora, quindi ho fatto i 31 di media. A Vermiglio avevo un po' di titubanza perché avevo paura di entrare in crisi avendo fatto questa media alta. E invece le gambe giravano molto bene, sono riuscito a tenere un ritmo altissimo anche a piedi e salendo al rifugio Denza in 1 ora e 5 minuti. Al Denza c'era Rolly Marchi, giornalista, amico, e Davide Simoncelli, campione di sci. Arrivato lì ho calzato gli sci d'alpinismo con le pelli di foca, questi sci super leggeri, lamerelli, e mi sono tirato fino ai piedi della parete nord. Ho salito 400 metri di dislivello in circa 45 minuti. C'è molto sviluppo e anche con gli sci le gambe giravano molto bene. Arrivato ai piedi della parete ho avuto un po' di problemi di stomaco dati da un forte vento, abbastanza freddo, però sono riuscito a sconfiggerli un po' con la concentrazione, un po' comunque con tutta la gente che c'era che mi aiutava e che mi incoraggiava. Dicevo, arrivato ai piedi della parete nord ho calzato i ramponi con degli scarponi anche super leggeri, picozze, caschetto, e mi sono lanciato in cima. In parete fino a metà ero abbastanza in crisi, sentivo i crampi, poi quando ho visto che si arrivava in cima e comunque la pendenza è molto impegnativa, sono riuscito anche lì a sconfiggerli e a continuare la mia performance fino in cima. In cima c'era Davide, mi ha abbracciato e è stato molto emozionante e in quel momento lì ho pensato, io non posso non fare la discesa. Sentivo comunque le gambe molto stanche, però la testa c'era. Per fare lo sci estremo non è solamente una questione di tecnica, ma soprattutto di testa. Bisogna riuscire a collegare il cervello ai piedi e questa è la cosa più difficile. Sconfiggere la paura non è facile, soprattutto quando sei stanco. E mi sono lanciato per questa discesa. Sono riuscito a sciarla molto bene, tenendomi tutto sul versante nord e facendo una quarantina di curve, tutte abbastanza continue. Sono molto contento. Allora, 7 ore e 50 minuti e 44 secondi. È praticamente un vero record, nessuno l'aveva mai tentato. Secondo te ci sarà qualcuno che proverà a batterlo? Più che un record, cioè è un po' azzardato parlare di record anche perché l'ho fatto solo io. Sì, è un mio record personale. Io penso una cosa, che in Trentino, in Italia, nel mondo, ci sono atleti che fanno veramente paura. Quindi io non voglio paragonarmi a nessuno. Trovare un atleta polivalente che riesce ad andare in bicicletta con un ritmo così forte, a piedi, con gli sci d'alpinismo, arrampicare con i ramponi e poi scendere
da una parete nord magari è un po' più difficile. Quindi questa è un po' la forza di questa performance, di questa impresa, come vogliamo chiamarla. Io sarei ben contento se qualcuno provasse a farla, così riesco a capire veramente se è stato un buon tempo. Se sei andato veloce o meno. Che altri obiettivi hai? Vediamo se riusciamo a uscire dal Trentino. Il mio sogno sarebbe un po' l'Himalaya. Il sogno più sogno è l'Everest, però vediamo, insomma. Si potrebbe fare un avvicinamento in bicicletta, parlavamo proprio con Maurizio Fondrest, però sai, sono cose molto difficili da organizzare, anche logisticamente lontane, quindi è tutto da vedere. Io punterei comunque a fare una cima, sempre sulla velocità. Senti Andrea, ti ringrazio, sei stato molto gentile, spero di poterti seguire in qualche tua nuova avventura, che sia sull'Himalaya, sull'Everest, piuttosto che magari in qualche altra competizione o prova di multidisciplina. Icarus@skytv.it